Scusa, se ti dico Pilastro, cosa ti viene in mente? È il quartiere di Bologna. Cioè, Pilastro c'è un paese? No, è una fermata del 20, Pilastro, è una direzione del 20. Cosa sai? Che, insomma, non è proprio una zona tranquilla. Ogni città ha le proprie periferie, la zona non è il massimo. Ma cosa sapete del Pilastro? Che idea? Un posto brutto. Esatto. Che c'è uno studentato lì intorno e che tutti i ragazzi dello studentato non ci vogliono mai andare al Pilastro perché hanno tutti paura. È una zona che hanno riqualificato abbastanza, ma il degrado in alcuni posti è evidente. Dovrebbero venire a viverci prima di poter ripetere così. Lo so, anche perché a me il Pilastro mi piace così com'è. Gli stereotipi sono duri a morire, soprattutto per chi al Pilastro non ci abita e non c'è mai passato. Ma chi vive in questa zona racconta un'altra storia. In occasione del 50 anni del Pilastro è partito il progetto Pilastro 2016. Sì, questo progetto deriva da un'idea del sindaco e da una voglia del sindaco di non fare del 50esimo del Pilastro solo un'occasione di passerella, ma un vero e proprio lavoro su questo territorio che cambierà molto nei prossimi anni. L'anno passato sono state rifatte le facciate di numerosi palazzi che davano una sensazione di abbandono, mentre adesso chi passa per il Pilastro vede un Pilastro pulito, bello. Stiamo ripristinando tutta la pittura del virgolone perché ci sono vari colori, allora cerchiamo di unificare tutti i colori. Il progetto NOTAG è un progetto che come amministrazione vediamo molto importante perché riesce a dare lavoro e alle persone della zona e riesce, come dire, a migliorare la sensazione di stare in un bel quartiere, cosa che io credo sia il Pilastro, con tutte le sue caratteristiche. È un quartiere sempre molto vivo, quindi è un quartiere popolare e come tale ha molto fermento da tutti i punti di vista. È il mio primo giorno di lavoro oggi. Sembra un gran paese, si conoscono tutti. Io vengo da un piccolo paese, quindi è una cosa che mi piace. Nel bene e nel male poi si conoscono tutti. È stato solo grazie all'intervento del comune, della cooperativa Fare Mondi con i suoi presidenti se siamo riusciti a costruire questo progetto, perché come sempre anche la costruzione di questi progetti richiede molta determinazione e richiede, come posso dire, anche il fatto di crederci fino in fondo. Aver costruito questo progetto con persone del Pilastro che lavorano sul Pilastro è per noi un elemento di grandissima soddisfazione. Quest'anno avremo il completamento di questo miglioramento delle strade del Pilastro. Il Pilastro è diventato un quartiere zona 30, quindi con una mobilità più bassa. Forse non tutti sanno che al Pilastro c'è il Parco Pierpaolo Pasolini, che è il secondo parco più grande di Bologna dopo i Giardini Margherita. E uno dei primi passi del progetto Pilastro 2016 è stato proprio quello di creare una nuova illuminazione LED per illuminare il parco durante la notte e i sentieri. E sono partiti i lavori della nuova arena. Negli ultimi 7-8 anni abbiamo iniziato delle avventure di riqualificazione urbana attraverso il metodo di scuola cantiere. Ci sarà un grande palco. Prima di tutto sarà la fondazione. Dopo questo palco che è già un punto di riferimento lo useremo per allargarlo. Useremo le misure con punto di riferimento per allargare e farlo diventare più largo. Pilastro e per la zona vicina al nucleo storico del Pilastro, quindi per tutta l'area a nord-est, diventerà, diciamo, un po' una sorta di esame di maturità. Il Pilastro diventa grande, diventa adulto e guarda al futuro con l'ambizione e con la consapevolezza di poter essere davvero protagonista del futuro. L'arrivo di Fico è una opportunità per quel territorio molto grande. Tutta la parte economico-finanziaria che c'è alle spalle del Pilastro è una parte molto rilevante dell'economia della città,
Quindi abbiamo prima di tutto coinvolto le aziende che sono lì vicino, chiedendogli di fare con noi un percorso che portasse alla costituzione di un'agenzia di sviluppo locale. L'Agenzia Locale di Sviluppo Distretto Pilastro Nord-Est è un'associazione senza fini di lucro che coinvolge i soggetti che vivono e operano sul territorio, quindi che ne conoscono bisogni e risorse, per individuare e realizzare azioni di miglioramento sociale, culturale, ambientale, economico. Quando parliamo di territorio intendiamo il pilastro, ma anche il polo CAB, quello in cui è presente il Parco Commerciale Meravi, l'Università di Agraria, dove aprirà i battenti FICO, Fabbrica Italiana Contadina, ma anche l'area agricola confinante, quella per intendersi che va verso Granarolo e Castenaso. L'idea è quella di integrare quindi tre pezzi di territorio diversi e complementari per costruire nel tempo un nuovo distretto di scala metropolitana, la porta di accesso a nord-est alla città di Bologna. L'agenzia si propone quindi di associare piccole imprese, agricole non, esercizi commerciali, associazioni. Siccome il bisogno più urgente, in particolare del pilastro, che è l'area residenziale, è il bisogno di lavoro, e si è pensato che l'agenzia potesse diventare socio sostenitore di una cooperativa sociale di comunità, fornendo in comodato d'uso gratuito alcuni immobili in cui sviluppare delle attività imprenditoriali. In particolare un casale di proprietà comunale con 6 ettari di terreno posto alle spalle del CAB, 2 negozi di proprietà Acer nel nucleo storico del Pilastro e un ufficio in via Pirandello 24 sopra al centro commerciale, dove più in generale avrà sede la casa di comunità e l'agenzia locale di sviluppo. Di una cooperativa come questa possono far parte sia persone fisiche, quindi gli abitanti del Pilastro, ma anche persone giuridiche come per esempio le associazioni. Gli eventuali utili della cooperativa di comunità dovranno essere utilizzati per realizzare attività e servizi a favore di tutta la comunità e non solo della cooperativa. Allo stato attuale si è costituita l'associazione Mastro Pilastro, composta da una 20 di abitanti appunto del Pilastro, che rappresenta il primo nucleo costitutivo di quella che sarà la futura cooperativa di comunità. Mastro Pilastro è un gruppo di persone di cui fanno parte 2 gruppi fondamentalmente. Un gruppo di 12-13 ragazzi e ragazze che sono, diciamo, le persone del territorio che attraverso un percorso che hanno fatto sono arrivate fino ad oggi per poter fare dei servizi sul territorio. Poi c'è un altro gruppo che sta sempre affiancando tutto questo percorso dei ragazzi, che sarà il gruppo che sempre di persone che per la maggior parte sono residenti nel territorio del Pilastro, sono quelli che comporranno questa futura associazione che sta nascendo, che è un passaggio per arrivare poi a una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale. Le persone che mi chiamano al telefono normalmente sono persone di una certa età, con necessità minime, servizio alla persona, accompagnamento degli anziani, piccole tinteggiature, piccoli traslochi. Mi occupo di fare le telefonate, di convocarli qua per fare gli incontri e per organizzare magari le giornate di lavoro. Le persone credo che siano state contente. Poi ci conoscono più o meno tutti. Abbiamo fatto un gruppetto per vedere qua muovere sto quartiere. Molte persone ne hanno parlato bene di noi, ma ci sono altre persone che quando ci hanno visto non se l'aspettavano, ma hanno chiesto di che cosa si tratta e noi gliel'abbiamo spiegato un po' dal nostro Mastro Pilastro 2016. Speriamo che funziona, sì. Abbiamo incominciato delle formazioni d'aula brevi di 1.5 ore, durante le quali andiamo effettivamente a verificare quelli che sono i loro bisogni di competenza, ma non solo, anche di comportamenti lavorativi, anche di sviluppo all'interno di quelle che possono essere le routine lavorative, ed insieme stiamo costruendo quello che è il progetto del nostro lavoro. Noi siamo contenti.
Io spero che la contentezza si trasformi in lavoro vero e proprio per tutti. Dal Pilastro per una giornata particolare all'interno del progetto Pilastro 2016 di cui facciamo parte anche noi. La redazione Pilastro 2016 ha fatto davvero un lavoro straordinario e sta facendo un lavoro straordinario. È una redazione di cittadini o di ex cittadini del Pilastro molto diversi tra di loro, l'età minima è 20-25, l'età massima invece è over 60, diciamo così. È nata dal cantiere Comunicazione e Documentazione Partecipata, ci stiamo vedendo tutti i martedì sera per una riunione di redazione da ormai un anno e mezzo e insieme realizziamo un blog. Siamo partiti con una formazione per dare a tutti gli strumenti proprio per lavorare direttamente sul sito e immediatamente abbiamo incominciato a raccontare quello che avveniva, i cambiamenti che stavano avvenendo al Pilastro, e i cittadini giornalisti sono stati capaci e sono capaci di raccontare sia tutto quello che sta avvenendo intorno al progetto, ma anche raccontare un territorio pieno di persone, di storie, di associazioni che lavorano da tanto tempo, di segreti anche, e una delle molle che li muove, che li fa raccontare e cercare è proprio combattere lo stereotipo che ancora esiste su questo straordinario territorio. Ho scoperto ancora di più realtà e cose di questo territorio che non conoscevo e sempre più mi sono resa conto che c'è un enorme patrimonio e 50 anni non sono proprio pochi, sono stati 50 anni intensi in cui c'è stato un sacco di patrimonio di gente che si è spesa creando una rete di associazionismo, di welfare sociale, di autogestione. Dico, al Pilastro vecchio non c'era neanche il gas, ricordate? Sull'autunno abbiamo cominciato a sentire il bisogno del riscaldamento. È attorno a questa mancanza che si creò praticamente il comitato inquilini. Quindi la prima assemblea, si avvertirono tutte le 411 famiglie facendo i pianisti sulle tastiere dei campanelli, suonando tutti, la gente veniva fuori. Domani sera c'è l'assemblea per il riscaldamento. Abbiamo raccolto, tolto delle strade tutti i bambini con tutte le iniziative che facevamo noi. Noi veramente era un'attività che dava il circo, la fattoria, che era una cosa impressionante. Siamo a DOM, la cupola del Pilastro, è uno spazio culturale gestito dalla compagnia teatrale Laminarie. Laminarie ha deciso di partecipare al progetto Pilastro 2016 con l'intenzione di curare il cantiere narrazione. Abbiamo raccolto complessivamente 15, non possiamo chiamarli archivi nel vero senso del termine, ma piuttosto raccolte, praticamente quasi tutte le realtà che hanno operato su questo territorio. È stato un lavoro molto complesso perché la maggior parte di queste realtà non avevano mai pensato nel corso di questi anni di organizzare la propria memoria. Queste raccolte si intersecano continuamente e lasciano traccia proprio delle relazioni. Adesso non si fa che parlare di reti. Al Pilastro la rete era presente già 50 anni fa e la partecipazione era una partecipazione molto attiva dei cittadini che trovavano molte occasioni o creavano molte occasioni per far sì che questo spazio non fosse semplicemente un luogo dove vivere, ma un luogo dove abitare. Altro lavoro che ha fatto il cantiere comunicazione è un laboratorio ormai di 2 anni all'interno delle scuole medie Saffi del Pilastro e gli studenti hanno raccontato insieme a noi attraverso un video documentario i luoghi che loro amano di più del Pilastro. È stato un modo per far incontrare questi ragazzi con gli altri abitanti del Pilastro, una scusa per portarli sul territorio, farci da guide, quindi farci vedere con i loro occhi il Pilastro, ma anche appunto per incrociare le generazioni. Questo è uno spazio di vicinato, è uno spazio aperto alla cittadinanza, perché questo è il cantiere comunità. È un luogo
aperto nel quale le persone possono venire tutti i giorni della settimana, in particolare dal lunedì al venerdì, ed è cogestito con le associazioni del territorio e anche le parti istituzionali, quindi servizi socioeducativi. Partecipazioni maggiori l'abbiamo raccolta attraverso la festa del baratto. Ciao Annalisa, ci spieghi un po' come funziona il baratto qua all'interno del progetto Pilastro 2016? Il baratto è proprio un vero baratto, quindi i soldi sono assolutamente esclusi, si portano delle cose che non si usano più ma che comunque sono ancora in buono stato e si scambiano con altre cose, con un sistema di buoni, perché consegni delle cose che avevi a casa, ti vengono consegnati dei buoni che puoi utilizzare per le cose che scegli. Ovviamente qual è la parola d'ordine? Porta soltanto delle cose che prenderesti a tua volta per da portare a casa. Siamo al centro commerciale del Pilastro, questa è la piazza coperta, qui come si può vedere le persone anziane vengono perché è più caldo che fuori, i bimbi vengono a giocare e le persone vengono nei negozi a fare la spesa. Qui, sopra qui, al secondo piano, ci sarà la sede della casa di comunità e dell'agenzia di sviluppo. Ci sarà il posto dove i cittadini e le loro associazioni potranno trovare un luogo accogliente, un punto di riferimento per tutti, per lavorare insieme, per coprogettare, per dare continuità a quel lavoro insieme che al Pilastro abbiamo fatto per anni e che vogliamo continuare a fare. La casa di comunità sarà dentro la sede del CDH. CDH è il Centro Documentazione Handicap. L'arrivo in questo quartiere per noi è stato veramente una cosa inaspettata, perché abbiamo subito sentito come la vivacità dell'ambiente, delle associazioni, ma anche dei cittadini stessi, ci hanno accolto a braccia aperte, ed è stato abbastanza naturale e scontato intessere subito relazioni. Sì, mi sembra migliorato, sì, anche perché la gente ha tanto lottato, sa, per questo miglioramento. Adesso che cos'è che cambierebbe nel Pilastro? Sai che non saprei cosa cambierei, c'è di tutto. Strada o qualche parco un po' rovinato così? No, guarda che il verde che abbiamo qui noi adesso non ce l'ha nessuno in Bologna. Chi ne parla male perché ha sentito da altra gente parlarne male, forse? Non è solo l'architettura o la collocazione o le politiche generali, è anche proprio la collaborazione e la partecipazione dei cittadini che vi abitano. Adesso devo dire che come quartiere è bello, perché c'è un sacco di verde. Ciò, rimesso a nuovo, diventerà uno dei più bei quartieri di Bologna, secondo me. E mi piace tutto di come è fatto il Pilastro, perché è unico.